La fase di emergenza è stata affrontata, avete visto anche la protezione civile a fianco a noi, non ci sono rischi immediati per l'uomo o per i cittadini o per gli automobilisti, c'è però adesso una difficoltà che è quella di trovare risorse per ricostruire i danni che il maltempo ha causato. Cioè la provincia è stata in qualche modo martoriata da un nubifragio eccezionale che ci ha dato delle grandi difficoltà, ci vorranno tra i 10 e i 15 milioni di euro per riparare e ricostruire la rete viaria che era una delle eccellenze della Calabria. Il procuratore Gratteri rappresenterà alcune situazioni che sicuramente preoccupano. Assolutamente, perché poi non dimentichiamo che più della metà di questi eventi calamitosi sono stati determinati dalla mano dell'uomo. Mi riferisco senza mezzi termini alla frana su Girifalco, spero che si metta a mano su quella condizione perché sono stati effettuati alla base di quel versante dei tagli indiscriminati, e poi mi riferisco anche al fatto che nell'area di Germaneto, ecco per meglio dire, si stanno facendo degli interventi edilizi in area a rischio R4 dove c'è rischio di perdite vite umane, quindi queste situazioni contribuiscono ad aggravare un quadro di per sé drammatico. È vero, c'è un dissesto, c'è un disastro in tutta la Calabria, però ci sono alcuni comuni come Gimigliano che si trovano in una situazione di criticità estrema. Ho bisogno di un presidio territoriale. Il presidio territoriale non è altro che dei tecnici che vanno in giro e fanno un monitoraggio del territorio. Rossella Galati per la CNews 24.